Per un foulard di alto livello, realmente verranno poi decisi quelli definitivi. Siamo arrivati alla fase finale. Disegni, colori, sfumature, accostamenti sono ormai stati decisi. Si può passare alla produzione vera e propria. Qui siamo nella sala comando del reparto tessitura, dove i bozzetti vengono tradotti in una versione tecnica del disegno, dando così le istruzioni necessarie al telaio per formare l'intreccio del tessuto. Il materiale di partenza è questo. Il filo di seta viene importato dalla Cina in matasse. Prima di essere montata sui telai, la seta subisce diverse lavorazioni come la torcitura, l'abbinatura, la tintura e l'orditura, perché il sottile filo grezzo acquisti più o meno consistenza e possa così creare degli effetti desiderati. Ecco il filo in fase di orditura mentre viene avvolto sui supporti che alimenteranno il telaio. Infine, i telai al lavoro. Il principio della tessitura sembra semplice. Il filo di trama incrocia quello dell'ordito passando al di sopra o al di sotto. È con questi incroci di fili colorati che un colpo di pettine dietro l'altro appaiono, come per miracolo, i disegni e i motivi decisi dagli stilisti. Per il foulard la tecnologia è completamente diversa, ma non meno sofisticata: la stampa su tessuto. Questi quadri incorniciano una pellicola impermeabile con microfori che lasciano passare le vernici solo in determinati punti. I colori sono preparati in appositi laboratori chiamati cucina colori, come questa, dove i componenti sono sapientemente miscelati e il processo è controllato da sistemi computerizzati. In pratica, ogni quadro fa passare un solo colore. Usando più quadri, il tessuto di base viene passo dopo passo stampato con una precisione veramente sorprendente. Il lavoro non finisce qui. I colori andranno fissati, l'eccesso di colore sul tessuto rimosso e successivamente le macchine per la rifinitura daranno alla seta altre caratteristiche, come la brillantezza o una particolare morbidezza al tatto. Ma quante cravatte, foulard e metri di stoffa vengono prodotti ogni anno? Solo nella fabbrica che stiamo vedendo si tessono più di 6 milioni di metri di stoffa, quanto la distanza da Roma a Londra andata e ritorno, e 1 milione di foulard, uno ogni 12 secondi. Certo, dietro questi chilometri di filo finissimo ci sono tante e tante ore di lavoro e, come dire, di saper fare italiano. La grande scommessa di queste aziende che seguono il velocissimo e imprevedibile evolversi della moda internazionale è l'innovazione tecnologica. Siamo nel laboratorio ricerche dove vengono provate e modificate macchine di ultima generazione, le stampatrici a getto d'inchiostro. Simili nel principio alle comuni stampanti da ufficio, queste macchine hanno una gamma di migliaia di colori e sono completamente controllate dai computer. Ovviamente le macchine di per sé non sono sufficienti a produrre la seta di alta qualità necessaria al mondo dell'alta moda. Quindi, anche se la concorrenza sarà molto forte, l'esperienza, la capacità di ricerca e innovazione, la grande creatività, la profonda conoscenza dei processi tecnici manterranno, si spera, in Italia, il primato della produzione di seta di alta qualità anche negli anni a venire. Beh, quante cose ci sono dietro un semplice foulard di seta. Ecco il menu di questa sera, dopo il documentario sugli elefanti, in cui vedremo all'opera un insolito cameraman nascosto nel posto più impensabile. Bene, entreremo nei labirinti della segnaletica, stradale e non. Si può migliorare? Cosa dicono gli specialisti? Altri specialisti studiano invece soluzioni per un problema assai più complesso, quello di seppellire le scorie nucleari dentro una tomba definitiva. Vedremo poi la storia straordinaria dei bambini abbandonati di Bucarest recuperati con i giochi di un clown. I bambini che nascono oggi, quando avranno 46 anni, cioè nel 2050, in quale Italia vivranno? Ecco cosa dicono le proiezioni dei demografi. Una ricerca infine curiosa su Leonardo. Leonardo da Vinci ha lasciato le sue impronte digitali sui dipinti e sui disegni? Veniamo alla nostra pagina naturalistica. Spesso abbiamo visto gli operatori che girano in natura nascondere la loro telecamera per non essere visti dagli animali, nei posti più impensati.
ma questa volta la nascondono in un posto che nessuno riesce a immaginare. Buonasera professor Mainardi. Lo vedremo nel documentario che si intitola Una spia nel branco, perché di una spia si tratta. E soprattutto poi un modo per entrare dentro le famiglie, le grandi famiglie degli elefanti, e studiarli un po' più da vicino con le immagini. Più che una spia saranno più spie, sono dei robottini con la telecamera telecomandati e che effettivamente riescono a farsi accettare nell'ambito del branco degli elefanti, per cui ci sarà un'ottica un po' diversa, ma al di là dell'ottica si vedranno proprio dei dettagli che altrimenti sarebbe molto difficile vedere. Ecco, vogliamo dire dove è nascosta questa telecamera? Beh, adesso tra poco lo vedremo, cioè hanno pensato che in definitiva gli escrementi degli elefanti erano la cosa che loro accettavano più normalmente, per cui ecco qui proprio ne stiamo vedendo uno. Ce ne sono di due tipi, di più grandi e di più piccole, e vanno a finire in mezzo, e sarà interessante anche vedere un certo tipo di interazione, perché poi gli elefanti non sono stupidi, dopo un po' se ne accorgono, per cui vedremo perfino una sorta di elefante operatore che con la proboscide tira su questo strano oggetto, e avremo anche delle riprese in soggettiva. Sarà però anche un modo per parlare in modo diverso degli elefanti. Per parlare in modo diverso e capire anche la loro capacità, la loro curiosità, e vedere tanti dettagli. Perché poi vivono in un ambiente straordinario, pieno di protagonisti. Eccola qui la piccola telecamera. Bene, avremo quindi un nuovo operatore da seguire questa sera. Vediamo una spia del branco e poi la commenteremo. Le femmine stanno a guardare per semplice curiosità o fanno il tifo per uno dei due rivali? Professor Mainardi, questa è una domanda che rivolgiamo a lei. Beh, forse dire fanno il tifo è un modo un po', diciamo, antropomorfizzato, però è un dato di fatto che le femmine degli animali, quando ci sono i comportamenti dei maschi, stanno sempre molto attente, perché esercitano un comportamento importantissimo, e è quello di scegliere il maschio, per cui la selezione sessuale si basa da un lato sulla competizione tra i maschi e dall'altro però anche dalla scelta che le femmine fanno per il maschio, di solito il maschio vincitore. Questo vale per tantissime specie animali, diciamo che anche un po' nella specie umana si dice spesso nelle fiabe che la principessa sposa il combattente che riesce a uccidere comunque il drago. Comunque c'è sempre una scelta, cioè gli accoppiamenti ben raramente sono casuali, e la scelta delle femmine in pratica costruisce i maschi aggressivi, perché se loro di generazione in generazione si accoppiano con quello che ha vinto, è chiaro che poi costruiscono dei maschi con certe caratteristiche di potenza e di aggressività. Quindi è un comportamento che ha conseguenze poi a più lunga gittata, perché in realtà crea poi nella successione, nell'evoluzione, una selezione già che parte dall'osservazione di questi tornei. È un fenomeno di evoluzione che determina il dimorfismo sessuale, e per cui molto spesso i maschi sono più grossi e più, anche più aggressivi delle femmine. Vediamo il seguito del documentario. E quando il branco si allontana, la nostra telecamera mobile lo segue. Tutto ciò che abbiamo visto ci fa pensare di aver conosciuto alcune delle creature più avanzate della Terra, dotate di un'intelligenza e di una capacità di apprendere e di ricordare fuori dal comune. In questo numero. Vi è mai capitato di perdervi in un parcheggio, una stazione o un aeroporto? La scienza che studia come uscire da questi moderni labirinti. La storia di Milud, da Bucarest, un clown per i bambini del mondo. Quante scorie nucleari ci sono in Italia? Sono al sicuro? E c'è un modo per sistemarle una volta per sempre? Culle vuote e tanti anziani. È il ritratto dell'Italia di oggi. Ma come sarà l'Italia di domani?
Quanto sono buone le patate fritte, ma come fa l'industria a produrle? Super Quark nei laboratori dell'Università di Chieti alla ricerca delle prime impronte digitali di Leonardo. Vi siete mai arrabbiati con la segnaletica stradale, o meglio con i responsabili di indicazioni che spesso sono confuse, oppure che sono collocate in punti in cui ormai è troppo tardi per cambiare direzione? Beh, la segnaletica entra sempre di più, lo sappiamo, nella nostra vita, e ormai esistono degli specialisti che si mettono finalmente dalla parte dell'utente e cercano di semplificare le cose. L'esempio che Cristiano Barbarossa fa nel suo servizio, dopo aver spiegato quanto sia difficile orientarsi con le targhe stradali di Roma, è quello del sistema aeroportuale di New York, dove si stanno progettando le istruzioni per l'uso, per così dire, per migliorare l'enorme flusso che riguarda ormai 80 milioni di persone l'anno. Ma quello dell'aeroporto è solo un esempio che dovrebbe ispirare uffici pubblici, strade, musei e anche, perché no, il nostro palazzo di Viale Mazzini, dove dopo decenni, confesso, non sono ancora riuscito a capire la numerazione delle stanze. Vediamo. La vita degli ultimi decenni si è sempre più caratterizzata per la mole di informazioni che quotidianamente ci troviamo a dover elaborare. Ad ogni nuovo prodigio della tecnica corrispondono decine e decine di corposi libretti di istruzione, percorsi decisamente tortuosi, non meno impegnativi di quelli che ci troviamo ad affrontare quando, mappa alla mano, ci prepariamo per un viaggio, lungo o breve che sia. Anche qui appesantiamo il nostro carico di segnali e indicazioni. Ma come mai è così difficile riuscire a districarsi lungo i nostri tragitti quotidiani? Prendiamo ad esempio quello che può succedere se dobbiamo trovare una via qualsiasi di Roma mentre stiamo guidando. Pur conoscendo la piazza da cui nasce, è estremamente difficile riuscire a identificarla. Le indicazioni relative alle strade sono poste in modo che sia praticamente impossibile vederle con anticipo per poter svoltare in tempo utile. Se riusciamo a vedere il nome della via, a dire il vero, con qualche torsione di troppo, è ormai troppo tardi per riuscire a girare con l'automobile. Nella migliore delle ipotesi siamo ormai contromano. Inoltre, le indicazioni delle vie sono spesso fuori dalla portata visiva di chi è al volante, situate o troppo in alto oppure nascoste dietro un angolo, o in alcuni casi coperte dagli alberi. Pur essendo prossimi alla meta, solo uno stradario può aiutarci a risolvere questa inattesa e indesiderata caccia al tesoro. Tutte queste difficoltà, date da una cattiva segnaletica, sono un evidente motivo di stress e di continue incertezze da parte di chi è al volante e certo non agevolano il regolare svolgimento del traffico. Basterebbe almeno sviluppare di più il sistema di indicazioni poste più in basso che replicano quelle tradizionali in marmo. Ma che succede se il viaggio che dobbiamo intraprendere è decisamente più lungo? Croce e delizia del moderno viaggiatore e turista, gli aeroporti fanno parte di quei labirinti moderni nei quali spesso si rischia di non orientarsi bene e di non arrivare in tempo a prendere il proprio volo. A New York, dove il traffico aereo si aggira intorno agli 80 milioni di passeggeri l'anno e dove circa un quarto di questi lamentava di avere problemi a trovare la giusta via, è stato chiamato un super specialista in fatto di segnaletica per rendere questi spazi più comprensibili. Si chiama Paul Mixenaar ed è un architetto olandese che dell'organizzazione dei segnali ha fatto la sua ragione di vita. Il suo lavoro consiste nel rendere più semplice la vita a chi deve seguire un percorso all'interno di un aeroporto, una stazione ferroviaria o semplicemente ritrovare la propria auto in un grande parcheggio. Qui ad esempio sta analizzando alcuni aspetti di una nuova stazione aeroportuale newyorkese. Attraverso l'osservazione di quelli che sono i comportamenti dei flussi umani all'interno dei grandi spazi, vengono analizzati al computer i punti critici dove si concentrano più persone, i momenti di incertezza di sosta, gli orari di maggior affluenza, i percorsi alternativi per un caffè o per l'uso dei servizi, e in base a questo si fa una prima pianificazione per la distribuzione della segnaletica. Quello che più colpisce è che questo nuovo terminal aereo ancora non esiste, è solo in fase di progettazione, ma nulla viene lasciato al caso.
Abbiamo evidenziato tre diversi livelli di stress in chi viaggia in aereo. Il primo è costituito da come arrivare in tempo al proprio imbarco, quindi la paura di perdere il proprio volo. Questa è la forma più alta di stress nei passeggeri. Il secondo nasce quando dobbiamo aspettare il nostro volo in aeroporto e spesso abbiamo bisogno del bagno, oppure di un posto dove cambiare i soldi, o di trovare i telefoni o mangiare qualcosa. Tutto quello che, insomma, potremmo definire servizi. Il terzo e ultimo livello è dato da quando finalmente si arriva a destinazione, magari stanchi dopo molte ore di volo, e l'unica cosa che ci interessa è come uscire dall'aeroporto. Quello che stiamo applicando qui a New York è un sistema di segnaletica basata sui colori che permette ai passeggeri di orientarsi meglio. Ad esempio, per tutte le informazioni sul proprio volo bisognerà seguire solo i segnali gialli, per i servizi quelli neri e per l'uscita e i trasporti terrestri quelli verdi. Diversamente, con dei segnali tutti dello stesso colore dovremmo ogni volta rileggere ogni indicazione, dato che non sapremo mai dov'è quella che ci interessa. Ma l'aspetto fondamentale in questo senso è che nessun esercizio commerciale può utilizzare per le proprie insegne gli stessi colori usati nel sistema di segnaletica dell'aeroporto, in modo da non confondere chi viaggia, così come nessun negozio può interferire con il campo visivo in cui sono presenti i segnali di viaggio. In questo senso, anche per quanto riguarda la segnaletica stradale per raggiungere l'aeroporto, una delle caratteristiche che colpiscono di più è la chiarezza delle indicazioni relative alle aerolinee che sono segnalate sulla strada molto prima rispetto all'entrata dell'aeroporto, permettendoci così di non incorrere in errori. Se invece abbiamo bisogno di recarci al parcheggio, lasceremo la nostra auto in un posto identificabile dal colore del nostro settore, dalla sua lettera e dalla fila in cui abbiamo parcheggiato. Ma facciamo un passo indietro e torniamo in Italia per capire quali possono essere i consigli da dare ai nostri aeroporti in questo senso. Parlando dell'arrivo in auto, all'aeroporto di Roma Fiumicino, la prima cosa che potrebbe essere migliorata venendo dalla strada è il fatto che i segnali che riguardano i terminal internazionali B e C non spiegano in nessun modo visibile la differenza esistente tra i due. Per quanto riguarda il parcheggio coperto, una volta lasciata la macchina siamo a conoscenza del settore, caratterizzato da un colore, dal livello, ma non ci viene data nessuna indicazione per la fila. Considerando che per percorrere senza troppi bagagli il corridoio tra due file ci vuole più o meno un minuto e mezzo e ogni piano ne ha tre, se siete particolarmente sfortunati o avete addirittura dimenticato il piano, avrete un bel po' da camminare e dopo aver pagato alla cassa avete 8 minuti per uscire dal parcheggio. I monitor che incontriamo provenendo dal parcheggio sono piuttosto chiari riguardo al terminal dove dirigersi. Visitiamo quindi anche l'aeroporto di Milano Malpensa. Arrivando dalla strada incontriamo le indicazioni per i terminal 1 e 2, ma nessun cartello ci segnala la differenza tra i due, e cioè che uno si dedica più ai voli charter e l'altro no. In caso di errore la distanza tra l'uno e l'altro è considerevole, anche se esiste un sistema di navette. Per quanto riguarda i parcheggi, vengono segnalati sia il settore che il livello e persino il posto numerato. La segnaletica interna non presenta nessuna distinzione per colori e categorie nei cartelli, ponendoli tutti sullo stesso livello. In alcuni casi le scritte sono troppo piccole per essere viste a distanza e talvolta la pubblicità interferisce con il campo visivo dei segnali, sia per posizione che per colore. Alcuni piccoli cambiamenti potrebbero decisamente migliorare la comprensione di questi spazi. Ad esempio, semplici accorgimenti legati ai colori, a dei simboli per il parcheggio facili da ricordare, alla prospettiva visiva di chi deve orientarsi, oltre ai tempi di percorrenza a piedi o le dimensioni dei segnali, possono davvero risolvere molti problemi. Fatto questo, però, non rimane che liberarsi comunque da questa grande mole di informazioni e segnali ai quali veniamo sottoposti ogni giorno, dedicandoci ogni tanto a degli spazi che possano farci rilassare e divertire, allontanandoci almeno per un po' dai tanti percorsi quotidiani. La storia che racconterà il prossimo servizio ha dell'incredibile. Michelangelo Pepe è andato a Bucarest, in Romania, per incontrare i protagonisti della vicenda. Da un lato dei ragazzi soli o abbandonati che abitavano in rifugi di fortuna, persino nelle condutture, nelle fogne,
e dall'altro un clown francese che, arrivato per caso a Bucarest, si è dedicato al recupero di questi ragazzi, prima attraverso la magia del ridere e poi coinvolgendoli nel suo lavoro. Un esempio sorprendente di quella che oggi si chiama psicoterapia attraverso l'arte, con dei risultati imprevedibili, perché da quell'esperienza è nata addirittura una struttura molto ben organizzata con assistenti sociali, medici e educatori. Vediamo il servizio. Si chiama Milou Doukili. Per fare questo, nella sua vita ha lasciato praticamente tutto, compreso un futuro da modello, a Parigi. È nato ad Algeri da madre francese e padre algerino, ma è a Bucarest, in Romania, che ha legato il suo nome e la sua anima. Qui dentro ci sono i tubi dell'acqua calda che corrono sotto la città di Bucarest. D'inverno, fuori in strada, si gela. Faceva freddo anche nel 1989, quando cadde il regime comunista e le strade si riempirono di bambini in fuga da orfanotrofi chiusi e da famiglie disoccupate. 3 anni dopo Milud era qui e si imbatté in quello sfacelo. Io volevo salvare il mondo, perché a 20 anni il giovane Milou vuole salvare il mondo. A 32 anni oggi ti dirà che il mondo l'ha salvato e che lui si rende conto che è difficilissimo salvare una persona. Ma è semplice non essere indifferente a questa persona, anche se sappiamo che non possiamo fare tante cose. A quel tempo Milud si era appena diplomato in una scuola di circo francese. La sua inquietudine lo portò a Bucarest. Qui vide il disastro sociale di un popolo. Un esercito di ragazzi si stava trasferendo nelle fogne della città. Da allora non hanno mai smesso, ma lui ne ha salvati a centinaia con un metodo semplice e diretto. Ma a quel tempo ne era cosciente. È difficile di parlare di metodo in 92, perché in 92 c'è l'storia del pagliaccio che rappresento io, con una valigia che vuole solamente far ridere i bambini della Romania, perché ha visto un po' di servizio e sembra che lì il sorriso è una richiesta, è un'emozione che sembra mancare nella quotidianità dei bambini. Un'intuizione semplice. I bambini si divertono se vedono un clown all'opera e se si divertono, socializzano. Milud, accompagnato dai suoi collaboratori, ogni mattina va a trovare gli inquilini di queste assurde case sottoterra di fronte allo sguardo indifferente dei passanti. Ora non ci sono solo più ragazzi. Spesso, negli anni, si sono formate vere e proprie famiglie. Alcuni di quei ragazzi sono cresciuti e stanno sempre qua sotto. Si stima siano ancora 4.000 gli abitanti della Bucarest sotterranea. Quando escono alla luce del giorno sono storditi, la luce li acceca. Sono in strada da 3 mesi. Dormo sotto e ogni tanto tiro sulla colla. Ora sono contento perché con Milud facciamo un gioco. Lui viene con il sacchetto di colla e noi lo dobbiamo distruggere, bruciandolo. I miei genitori sono alcolizzati e io ho paura a stare a casa. Così sto in strada. Sono andato a scuola 3 anni e poi l'ho lasciata. Ma sono stato stupido a farlo. La mattina viene Milud e andiamo nel parco. Giochiamo, ci laviamo, parliamo. Appena fuori dai tombini sembrano usciti da un film dell'orrore. Eppure sono sufficienti quei pochi metri fatti per arrivare al parco, per trasformare questi ragazzi in gente comune, come tutti gli altri che stanno giocando alle altalene. Ora nessuno penserebbe che vengono dalle fogne. Fondazione Parada è il nome del centro creato a Bucarest da Milud per assistere i ragazzi di strada. La vera forza di questa associazione consiste nel lavorare stabilmente sul territorio, magari trasformando i ragazzi di strada negli stessi collaboratori dell'iniziativa. Milud insegna loro l'arte del circo e se li porta in tournée nel mondo. Milud non è un tenero, piuttosto un capobranco che ha imparato a conoscere il linguaggio della strada e si fa rispettare. Di lui ormai si occupano stabilmente libri, giornali e TV. Per il suo lavoro nel 1999 è stato insignito del premio UNICEF per la difesa dei diritti dell'infanzia. Il momento dello spettacolo è ovviamente il più atteso, da lui, dal pubblico e soprattutto dai suoi ragazzi.
Nato sull'onda di uno slancio emotivo per le strade di Bucarest, il circo è diventato un modello di strategia educativa, nonché uno spettacolo divertente e coinvolgente. L'insegnamento del circo assorbe buona parte della giornata, ma ovviamente è solo un pretesto per far stare assieme i ragazzi. Le prove sono aperte ai passanti e ce n'è sempre qualcuno che si ferma incuriosito. Nessuno di loro diventerà un professionista. Gli oltre 700 ragazzi strappati alla strada ora conducono una vita più o meno normale nella società. Qualcuno non ce l'ha fatta ed è ripiombato nel buio della prostituzione, della droga, alcuni della morte. Fino a qualche anno fa, Milud in particolare, ma tutta l'associazione Parade, era visto in Romania come dei bravi ragazzi, molto affettuosi, molto passionali, pieni di amore per i ragazzi di strada, eccetera. Però tutto sommato erano visti come un gruppo di clown che si divertono, fanno giocare i bambini e la cosa finisce lì. Oggi la situazione è totalmente cambiata, l'associazione è cresciuta, ha avuto la capacità di mettere in piedi degli strumenti più complessi di azione, mantenendo l'arte come punto focale. E non solo, vediamo che in tutta la Romania il concetto di arte sociale, dell'arte terapia, cioè l'utilizzo dello strumento artistico all'interno del processo di reintegrazione delle persone con difficoltà, è una cosa che sta prendendo molto piede. Marian ha vissuto in strada. Ora è uno dei 35 ragazzi di Bucarest che collaborano con Milud. Fino a 6 anni sono stato insieme ai miei genitori. A 6 anni sono perso da mia famiglia quando sono andati a fare le spese a un grande mercato. Là mi sono perso, mi hanno trovato dopo 4 giorni, mi hanno portato a casa. La seconda volta ho raccontato a mia sorella, guarda, è bello, senza scuola, eccetera, eccetera. Ti faccio vedere dove sono stato io. Fino a 11 anni, 12 anni, sempre per le strade, partivo da Bucarest, giravo in treno, dappertutto, raccontavo una storia finta. A 14 anni ho incontrato Milud, un clown francese. Io stavo vendendo le mele in piazza, in una piazza. Lui ha tirato un asso rosso e questa che mi ha attirato molto, perché di solito di stranieri aveva tanto paura. Era tanto pedofili. Nessuno voleva veramente aiutarmi, non riusciva a capirmi. E lui ha tirato un asso rosso, ha preso 3 mele da me e ha cominciato a giocarsi. Mi ha lasciato un biglietto da visita per venire a un centro dove lavorava lui prima, a collaborare. Anche Marian insegna l'arte del circo ai ragazzi che vivono in strada o in quelle strutture d'accoglienza che lentamente riaprono i battenti. Si guadagna la loro amicizia parlando un linguaggio semplice e divertente, senza obblighi di terapie da seguire o discorsi sulla morale perduta. I ragazzi istintivamente si fidano e si allenano per ritrovare, giocando, la loro normalità. Hai paura? Vuoi che... Vuoi che chiamo uno che ti tiene? Due! Va bene, chiaro. Milud ormai non è più il clown solitario che avvicinava i ragazzi di strada con un naso rosso. Ha messo in piedi una struttura efficiente con medici e assistenti sociali, ha un luogo dove aggregare i ragazzi e, non volendo, ha di fatto creato un vero e proprio metodo, più razionale e concreto di tanti altri. Il circo è un pretesto, il circo è una fantasia, il circo è un benessere. Far ridere della gente è un'esperienza fantastica perché riceve più che dà. Questa emozione te la tengo dentro di te per tutta la vita, è sicuramente una forza in più che ti fa credere che sei finalmente più importante che la strada te l'aveva detto prima. Sei più importante di quello che la vita di strada ti aveva detto. Soprattutto hai recuperato la tua dignità, grazie al naso rosso di un clown e alla sua risata amara. Parliamo ora di scorie nucleari, un tema molto caldo per tutte le polemiche che da anni esistono a proposito dei siti che dovrebbero custodirle. Non molto tempo fa il paese di Scanzano in Basilicata, come ben noto, è insorto contro il progetto di seppellire delle scorie nucleari sul suo territorio. Quante sono le scorie nucleari in Italia? Dove si trovano oggi? Quali sono i sistemi previsti per renderle inoffensive? E quali sono i siti tecnicamente adatti in Italia
per custodirle. Lorenzo Pinna e Sergio Spano sono andati a vedere qual è la situazione oggi e ce ne riferiscono in questo servizio. Poi qui noi in studio cercheremo di capire cos'è e come agisce la radioattività. Cominciamo col vedere il servizio. Ce l'eravamo quasi dimenticate. Le quattro centrali nucleari italiane, spente ormai da quasi 20 anni. Caorso, la più grande e potente. E le tre più vecchie, costruite all'inizio degli anni 60, Trino Vercellese, Latina e Garigliano. Anche se ormai da decenni non producono più energia elettrica, le scorie radioattive accumulate negli anni di servizio sono in gran parte ancora lì, in depositi provvisori. E molti altri rifiuti nucleari si aggiungeranno quando si comincerà a smantellare e a demolire queste strutture ormai inutili. Quanta spazzatura radioattiva c'è in giro per l'Italia? Gli esperti dicono oltre 80.000 metri cubi, circa l'80% a radioattività medio-bassa, il restante 20% ad alta radioattività. Se li scaricassimo tutti su un campo di calcio raggiungerebbero i 20 metri d'altezza. Ma le vecchie centrali non sono l'unica fonte di scorie. Ci sono altri 5 impianti, come quello di Saluggia, dove veniva preparato e riprocessato il combustibile nucleare. I pericolosi residui di quelle lavorazioni non sono scomparsi. Si trovano ancora in questi impianti, conservati in qualche magazzino temporaneo. Senza contare che, persino senza centrali, l'Italia continua a produrre anche oggi scorie radioattive, al ritmo di 500 tonnellate l'anno. In Italia, come in tutti i paesi industriali, la produzione di materiali radioattivi deriva sostanzialmente dagli impianti nucleari, dagli impianti energetici, quindi dalle centrali nucleari e dagli impianti di fabbricazione e trattamento del combustibile, che in Italia, come sappiamo, sono stati chiusi a partire dall'87, e che però tuttora ospitano tutti i rifiuti radioattivi che sono stati prodotti durante l'esercizio di questi impianti. Altri 3 canali attraverso i quali vengono prodotti materiali radioattivi sono le attività industriali, le attività medico-sanitarie nella componente diagnostica e terapeutica e le attività della ricerca scientifica. Conservare tutte queste scorie nei vecchi impianti o in depositi provvisori non studiati né progettati per contenere spazzatura atomica è chiaramente un rischio, ma i rischi sono in realtà molto più alti. Queste vecchie strutture con il tempo si deteriorano e diventano sempre meno sicure. I cambiamenti climatici previsti per questo secolo porteranno ad un aumento di fenomeni atmosferici violenti. Inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti rappresentano un ulteriore pericolo per questi depositi provvisori sparsi in buona parte del paese. E se c'è una cosa che i tragici avvenimenti dell'11 settembre hanno insegnato è questa: l'impensabile è possibile. Qualsiasi sabotaggio alle discariche nucleari potrebbe avere conseguenze inimmaginabili. Insomma, è più prudente costruire un deposito unico per queste scorie che dia la massima sicurezza da ogni punto di vista, cioè a impatto zero, senza alcun rischio per l'uomo o l'ambiente. Ma dove custodire rifiuti così ingombranti e pericolosi? Nel mondo, l'impianto più avanzato per conservare scorie nucleari si trova in Nuovo Messico, Stati Uniti. Qui, fra i 700 e i 1000 metri di profondità, vengono sepolti i residui atomici di origine militare. Ne sono già stati immagazzinati 20.000 metri cubi. La caratteristica principale? Il deposito è stato scavato nel salgemma. Anche gli altri 2 depositi profondi oggi in funzione, quelli di Asse e Molseben, in Germania, sono stati ricavati in strati di salgemma a centinaia di metri di profondità. Infatti, questo tipo di deposito viene considerato il più sicuro. Uno dei requisiti fondamentali di un sito dove conservare per secoli o per millenni le scorie nucleari è la sua impermeabilità e la stabilità geologica. Questo vuol dire, oltre ad essere lontani da zone sismiche o vulcaniche, che non ci siano infiltrazioni d'acqua. Le formazioni geologiche potenzialmente impermeabili alle infiltrazioni d'acqua sono il granito, le argille e il salgemma. Ma è il salgemma che è giudicato il più impermeabile dei 3, anche perché se l'acqua fosse penetrata in uno strato di sale, le sue tracce sarebbero evidenti. È quindi in luoghi come queste profonde gallerie nel salgemma che si possono custodire le scorie con la massima sicurezza possibile. Esistono in Italia luoghi adatti a costruire un deposito nucleare?
La ricerca di un sito idoneo è cominciata addirittura più di 30 anni fa, quando le vecchie centrali erano ancora in funzione. Sono stati individuati numerosi giacimenti profondi di salgemma capaci di ospitare le scorie. Di questi ne sono stati selezionati 5. 3 sono in Sicilia, in provincia di Enna, 1 in Calabria, nei pressi di Crotone, mentre il 5° si trova in Basilicata, vicino a Scanzano Ionico. Perché quello di Scanzano Ionico è stato giudicato quello più adatto? Nel caso specifico del sito di Scanzano Ionico abbiamo un giacimento di salgemma a profondità di circa 750 metri che è protetto per 700 metri da un giacimento di argilla. Quindi abbiamo due delle caratteristiche che a livello internazionale sono ritenute singolarmente sufficienti per ubicare un deposito per materiali radioattivi ad alta attività. Se in questo arco di tempo ci fossero state delle infiltrazioni d'acqua, il deposito di salgemma sarebbe stato sciolto. L'esistenza di un deposito di salgemma è di per sé una garanzia del fatto che in quell'area non c'è acqua. Per gli scienziati, dunque, la conformazione del sottosuolo di Scanzano offre le migliori garanzie di stabilità e impermeabilità, senza contare che Scanzano è in una zona meno sismica delle altre. Qualsiasi luogo sarà alla fine selezionato, nel deposito unico verranno all'inizio custodite solo le scorie a medio-bassa radioattività, mentre per quelle ad alta attività, come il combustibile esaurito delle centrali, si dovranno condurre ulteriori studi prima di poterle immagazzinare in modo definitivo. Naturalmente, un deposito nucleare non ha niente in comune con le normali discariche. È un impianto ad altissima tecnologia dove i rifiuti vengono rinchiusi in recipienti metallici, a loro volta sistemati in contenitori più grandi e affogati nel calcestruzzo. I contenitori più grandi vengono poi collocati con particolari criteri nelle gallerie, in modo che sia sempre possibile ispezionarli, mentre in superficie, nell'area del deposito, sorgeranno istituti e laboratori specializzati nello studio delle radiazioni. Un complesso in grado non solo di controllare in qualsiasi istante la situazione, ma anche di formare il personale che nei decenni o nei secoli futuri dovrà continuare a custodire quella che, senza alcun dubbio, è un'eredità molto scomoda e ingombrante. Marco Lanciano, buonasera. Per ora la situazione è ferma, si è nell'attesa anche perché questo non è un problema solo italiano, ma internazionale. Certo, esistono molte nazioni che hanno centrali nucleari, impianti attivi e quindi producono rifiuti e scorie in quantità molto maggiore delle nostre e quindi il problema in realtà è un problema globale di tutto il mondo. Ecco, qui abbiamo visto che in Italia c'è stata una forte reazione. Il problema è anche non soltanto la sicurezza dei siti, ma il fatto di essere lontani da centri abitati, psicologicamente anche per, diciamo, la sicurezza degli abitanti. Noi non abbiamo deserti o zone disabitate. No, però esistono nazioni che, ripeto, hanno attività nucleare e hanno anche territori molto più vasti dei nostri, che si sono candidate perché hanno luoghi geologicamente adatti e contemporaneamente molto poco abitati, addirittura disabitati. Quindi questa potrebbe essere un'ipotesi per il futuro. Ma, tra l'altro, non dimentichiamo che metà delle nostre scorie si trovano in Inghilterra. In questo momento sono in Inghilterra. Perché vengono lavorate per essere poi confezionate in modo ceramizzate, come si dice. Allora, lei qui ha portato una serie di strumenti per capire che cos'è la radioattività e come funziona. Perché questi rifiuti nucleari, queste scorie, in realtà sono materiali radioattivi. Cerchiamo di capire che cos'è questa radioattività. Allora, la materia è fatta di atomi, gli atomi, lo sappiamo, sono fatti di neutroni e protoni, cioè due tipi nucleo di particelle. Dentro l'atomo ci sono... Il nucleo è fatto da queste particelle. Succede che in alcuni casi questi nuclei siano instabili, cioè, come dire, troppo energetici, perdono dei pezzi e in particolare perdono, per esempio, particelle di questo genere, due protoni e due neutroni. Questa è una particella alfa, è un nucleo di elio, che viene sparato ad altissima velocità da questi nuclei radioattivi e naturalmente se colpiscono le cellule dell'uomo possono creare dei danni. Noi qui abbiamo una sorgente di particelle alfa, è una sorgente ragionevolmente bassa, per cui non è pericolosa. Comunque ci siamo messi un dosimetro, certo, che ci permette di avere un allarme se per caso ci fosse un problema di quantità di radiazione. Questo è il nostro rivelatore di particelle alfa. Io lo accendo e ci accorgiamo che comunque dà un segnale questo beep, anche se io non lo rivolgo verso la sorgente. E il motivo è che dai materiali che ci circondano arrivano comunque piccole dosi di radioattività. Ma adesso vediamo cosa succede poggiandolo sulla sorgente.
sentiamo che la quantità è molto maggiore, però ci accorgiamo che la distanza, basta allontanarla poco, perché la radiazione diminuisca. Infatti basta un foglio di carta per far sostanzialmente, per schermare completamente la radiazione alfa. Se lo togliamo ritorna. Questo ci dimostra che questa radiazione, essendo così massiccia, è facilmente schermabile, perché sbatte facilmente contro la materia. Queste radiazioni alfa. Alfa. Esistono delle radiazioni più difficili da schermare, che sono le radiazioni beta, che noi rappresentiamo qui con questa piccola pallina. Sono degli elettroni che vengono emessi sempre da nuclei radioattivi, quando un neutrone diventa un protone, vengono espulsi ad alta velocità ed essendo più piccoli sono più difficili da schermare. Questa è la nostra sorgente beta, accendiamo anche qui il rivelatore, ci accorgiamo che anche in questo caso abbiamo un fondo, ma se la poggiamo sulla sorgente sentiamo un rumore molto più intenso. In questo caso il nostro foglio di carta non basta e quindi dobbiamo usare uno schermo che freni di più la radiazione, in particolare uno spessore di plexiglass è sufficiente. Si continua a sentire il rumore, ma non è diverso. È quello ambientale. Se invece lo togliamo, ecco la sorgente beta. Questo ci dice che queste due radiazioni agiscono a breve distanza, cioè sono ragionevolmente facili da schermare con una certa quantità di materia. E arriviamo qui. La più pericolosa è l'emissione di raggi gamma, che sono raggi sempre emessi dal nucleo, raggi elettromagnetici di altissima intensità, di bassissima lunghezza d'onda. Per fare questa misura, io ho lasciato dalla sua parte il rivelatore pericoloso. La ringrazio molto. E io però chiamo qui l'ingegner migliore, buonasera, che ci ha portato questa strumentazione per fare l'esame allora con un campione che emette raggi gamma. Raggi gamma. Allora possiamo mettere la sorgente davanti al rivelatore, vediamo sul contatore numerico che comunque c'è un valore attorno ai 300, che significa che comunque esiste una radiazione diffusa dai raggi cosmici e dai materiali su questo valore. Mettendo la sorgente, ecco cosa succede: il numero aumenta molto perché la nostra sorgente gamma non viene assolutamente schermata dall'aria che divide la sorgente dal rivelatore e quindi abbiamo questa intensità. Per schermarla cosa usiamo? Usiamo o dell'acciaio o del piombo. Per schermarla abbiamo portato sia dell'acciaio che del piombo, che sono dei materiali più pesanti rispetto alla carta o al plexiglass che abbiamo visto prima. Io adesso porrò un po' uno schermo di piombo per dimostrare come nel porre lo schermo di piombo la radiazione viene attenuata. Perfetto, quindi vediamo intanto con uno spessore di 3 mm di schermo di piombo e poi semmai aggiungiamo gli altri e vediamo che mano a mano radiazione passante diminuisce. Quindi diciamo, il piombo è l'elemento che è meglio di ogni altro? È l'elemento che normalmente viene utilizzato per schermare i raggi gamma. Non è l'unico, perché appunto avevo portato anche l'acciaio, però essendo molto pesante l'effetto è maggiore a parità di spessore. Quindi diciamo esistono ABC, per così ABC, dire, alfa, beta, gamma, con tipologie diverse che però sono tutte quante presenti nelle scorie, nei rifiuti. Sì, diciamo in parti in diverse. In misura diversa. Il problema della radioattività gamma è quella di contenerla, ha in genere una vita media, gli elementi che emettono molto gamma, più breve. Il problema della radioattività alfa è che è più facile da schermare, ma ha vite medie lunghissime, cioè gli elementi possono continuare a emettere anche per milioni di anni. Quindi è comunque un bel problema. Perché non è soltanto una questione di intensità, ma di durata. E quindi questo è un problema per noi, ma anche per le generazioni future. E certo, e comunque va detto che in Italia noi abbiamo spento le centrali, però come è stato detto, in realtà continuiamo a produrre per motivi, cure mediche o per studi industriali o ricerche, comunque del materiale radioattivo. Quindi comunque questo problema va affrontato in qualche modo e risolto. Grazie ingegnere. Buonasera. Come si realizzano le lenti a contatto? Leonardo da Vinci fu il primo a concepire la possibilità di correggere la vista attraverso le lenti a contatto. Questi piccoli dischi di poliema vengono utilizzati per la produzione di lenti a contatto morbide di diversi colori. La prescrizione individuale è importante per un'accurata realizzazione delle lenti. Il processo inizia con il controllo dell'elaborazione dei dati per la sagomatura, dati che vengono forniti da un computer che controlla un tornio digitale.
Si inizia modellando la curvatura interna della lente che sarà a contatto con la cornea. Il tornio ha una rotazione di 6.000 giri al minuto ed è dotato di un diamante industriale. Poi la lente viene lucidata con una finissima pasta abrasiva per garantire una visione perfetta e il massimo del comfort. Ora si procede sagomando la superficie esterna della lente. La sua tollerabilità è proporzionale allo spessore, deve essere più sottile possibile, ma avere anche un'opportuna resistenza. Nella fase successiva la superficie esterna e i contorni vengono lucidati con pasta abrasiva, olio e una piccola quantità di ovatta di poliestere. Per poter essere flessibile ha bisogno di essere idratata. Per questa ragione la lente rimane immersa per 24 ore in una soluzione salina a pH neutro. Assorbendo il liquido si espande, raggiungendo così le proporzioni desiderate. Il topografo ottico controlla attraverso i colori che il potere ottico sulle lenti sia ben distribuito. Durante il collaudo si verifica l'esattezza della gradazione della lente. A questo punto le lenti sono pronte per essere riposte nei contenitori riempiti con una soluzione salina. I flaconcini vengono sigillati e introdotti in uno sterilizzatore per un'ora e mezza ad una temperatura di 120 gradi circa. In questo modo il contenuto rimarrà sterile per un periodo di 7 anni se il flaconcino non verrà aperto. Oggi si possono produrre quasi 1000 lenti a contatto al giorno. Per la rubrica del Come si fa, questa sera abbiamo in studio un ospite molto autorevole che si occupa di un problema cruciale, cioè come sarà l'Italia in futuro, cosa vedranno intorno a sé i ragazzi di oggi. Ed è il professor Antonio Gallini, buonasera. Buonasera. Che insegna all'Università della Sapienza Demografia a Roma, ma che è stato anche l'unico italiano presidente della Commissione ONU della popolazione mondiale. Quindi stasera parleremo di popolazione, di crescita demografica. Professore, c'è una metafora che lei usa nei suoi corsi all'università che spiega bene che cos'è la demografia. Sì, è una metafora dovuta a un collega francese, il quale immaginò la politica come la lancetta dei secondi sull'orologio. Quindi molto veloce. E quindi molto veloce, e quindi i politici assillati da questa lancetta che corre via rapidissima. E poi la lancetta dei minuti, lui disse, come l'economia, e quindi gli economisti hanno un'ottica molto meno sollecitata dei politici, ma pur sempre abbastanza veloce. E la demografia è come la lancetta delle ore, che sembra ferma, sembra che non si muova mai, che ti lasci tutto il tempo di cui tu hai bisogno, ma che poi passa dal giorno alla notte, e quando si è passati alla notte forse è troppo tardi. Allora parleremo di questo, ma di molte altre cose. Vediamo per cominciare una scheda che è stata preparata da Rossella Livigni. Sofia Loren, in Ieri, Oggi e Domani, interpreta Adelina, la tabaccaia contrabbandiera che decide di avere tanti figli per evitare il carcere. Scelta poco nobile, eppure la sua pancia cinematografica esibita trionfalmente ha rappresentato per gli italiani l'icona della tipica mamma nostrana. Se si pensa che in Svezia oggi nascono più bambini che a Napoli, quest'immagine diventa un paradosso. L'Italia soffre infatti di un costante calo demografico. Dagli anni 70 in poi, le battaglie per le conquiste civili e sociali hanno aperto la strada ad una concezione della famiglia basata soprattutto sui diritti individuali e della coppia. Lo Stato stesso non ha sempre sostenuto con decisione i nuclei familiari con figli, e si pensava alla questione demografica più in termini di popolazione globale che non in termini nazionali. Oggi le donne altamente scolarizzate entrano tardi nel ciclo produttivo, si sposano tardi e hanno una media di 1,26 figli a testa contro l'1,47 della media europea. Il fenomeno del calo demografico si verifica in tutta Europa, ma in Italia è più evidente. Il minimo storico si è toccato nel 95, oggi c'è un piccolo recupero nel nord e nel centro, ma il tasso di natalità è ancora basso. Il problema è esplosivo
anche perché alla diminuzione delle nascite si affianca l'invecchiamento progressivo degli italiani che hanno un'aspettativa di vita più lunga. Il movimento migratorio è un altro indicatore da tenere presente per l'andamento demografico. L'immigrazione di stranieri in Italia è ritenuta infatti necessaria anche per compensare il crollo delle nascite. Ma i bimbi nati da immigrati non bastano a coprire il trend negativo e non si prevedono con certezza né i numeri dell'immigrazione né i tempi di inserimento nel nostro tessuto sociale degli immigrati. L'impatto economico del calo demografico preoccupa gli studiosi e i governi che studiano incentivi e strategie. Resta da capire se e quando l'Italia sarà pronta, politicamente e culturalmente, ad una ripresa delle nascite. Bene, professor Golini, la demografia è un punto in cui si incrociano tantissimi problemi economici e sociali. Avremo modo, spero, di parlarne, sia pure in questo spazio ristretto. Partiamo però dai numeri. Lei ha un grafico, una tabella che ha preparato e che i nostri grafici ora ci faranno vedere, in cui mostra l'evoluzione della popolazione in Italia dal 1950 fino al 2050. Eccola qua. Eccola qui, sì, è una parabola, quindi la popolazione cresce dal 1950 al 2000 e poi comincia un declino. E certo il declino può essere più accentuato o meno accentuato a seconda dei percorsi di fecondità che avremo in futuro. Quindi noi siamo a una svolta, vediamo proprio in questo momento. Assolutamente una svolta, e noi ci accingiamo a scendere dai 57 milioni e rotti attuali o a 41 milioni se la fecondità resterà molto bassa, o a 48 milioni se la fecondità riprenderà e non poco. Quindi, come dire, stasera stiamo parlando di una cronaca di un declino annunciato. Professor Golini, però i numeri non dicono tutto, perché quello che cambia in realtà è la proporzione tra le varie età, cioè la struttura della piramide. Assolutamente sì, in base proprio a queste proiezioni fatte dalle Nazioni Unite, noi ci possiamo aspettare che la popolazione italiana che vive in Italia, quindi immigrati inclusi, con più di 80 anni aumenti di 4 milioni e che la popolazione con meno di 80 anni, tutta quella con meno di 80 anni, diminuisca di 16 milioni, quindi una sproporzione davvero notevolissima. C'è un altro fattore che aggrava ancora questo processo ed è la velocità del cambiamento. Sì, questo è un aspetto su cui ci si riflette poco e invece diventa un punto chiave. Se la popolazione declina o aumenta, forse è sopportabile, ma quello che diventa meno sopportabile è se cresce troppo in fretta, come succede in alcuni paesi africani, perché allora non si hanno abbastanza risorse, non si hanno abbastanza investimenti per fronteggiare una crescita così accelerata. E dall'altra parte però, se diminuisce troppo in fretta, non c'è la capacità della società e dell'economia a ridimensionarsi, ad aggiustarsi